senso che più forze politiche, più amministratori, soprattutto amministratori, anche nel corso dell'ultima consultazione referendaria lombarda ha avuto un dibattito intenso tra le forze politiche, ma soprattutto tra gli amministratori, e il fatto che si riproponga questo tema dopo la pandemia e all'interno di una crisi internazionale, quindi un sistema delle autonomie dove deve essere necessariamente abbinato al ruolo nuovo dell'Europa, è fondamentale. E penso che questo sia un tema, come dicevo prima, che va oltre l'ambito del vostro partito, che coinvolge diversi partiti che vogliono discutere seriamente di autonomia. Per quanto mi riguarda e per quanto sanno anche consiglieri attuali o ex consiglieri all'interno di questa aula consigliare, visto che è anche l'aula del Consiglio Comunale, si è discusso negli anni scorsi e a mio giudizio in maniera molto seria si potrà discutere nei prossimi anni su autonomia nel contesto europea post pandemico. Quindi buon convegno, e mi spiace ma non potrò fermarmi tutto il tempo, ma mi farò riferire dei bravissimi consiglieri comunali. Grazie. Questo applauso che mi fa grandissimo piacere perché ha un significato ben preciso. Ma io voglio dire che quello dell'autonomia è un argomento che noi non abbiamo mai messo in cantina, di cui abbiamo sempre parlato e abbiamo sempre cercato di portare avanti la possibilità di fare passi avanti. Purtroppo è chiaro che la pandemia è stata una buona giustificazione, io dico, perché non è che non ci fossero le condizioni per procedere nel discorso, è stata una buona giustificazione perché, come diceva Bordonaro, tramite la pandemia si è cercato di ricreare una situazione di centralismo, si è cercato soprattutto con il secondo governo Conte, che stava cercando in tutti i modi di accentrare tutte le funzioni che erano delegate alle regioni. Qualcuno aveva parlato di commissariare la Lombardia, ma qualcuno aveva parlato di ricentralizzare tutte le materie, tutte le attività, tutte le competenze legate alla sanità. Adesso siamo arrivati alla resa dei conti, nel senso che i tempi sono abbastanza stretti, ma io credo che in questi tempi abbastanza stretti si possa quantomeno impostare il discorso procedurale, si possano iniziare quelle attività che sono fondamentali per riprendere poi la discussione. Perché vedete, non ci sono dubbi che noi questi argomenti li abbiamo già trattati tante volte. Non dovete dimenticare che il grande Roberto Maroni aveva già stabilito una procedura con il sottosegretario Bressa, aveva già individuato come avrebbe dovuto svolgersi il percorso, e io credo che quello fosse il percorso più corretto, perché era rispettoso della Costituzione e nello stesso tempo non violava né i principi dell'accordo tra regioni e governo né i principi della partecipazione comunque necessaria del Parlamento. Adesso si vuole stravolgere quella procedura, io ho cercato di oppormi in tutti i modi, anche perché fino a prova del contrario, quando c'è un accordo sottoscritto da governo e da regioni e c'è la validazione del Presidente della Repubblica che non ha avuto nulla da dire, mi chiedo perché si debba riprendere in discussione e si debba modificare. Comunque purtroppo non c'è stato niente da fare. Non c'è stato niente da fare, adesso si passerà attraverso questa nuova procedura, col professor Galli l'abbiamo vista, può andare bene a condizione che sia quella che ci è stata mostrata, perché il testo e il documento definitivo non è ancora stato consegnato. Io mi auguro che sia quello che il ministro ci ha promesso dover essere, però noi non l'abbiamo ancora visto. Se fosse quel tipo di procedura, credo che sarebbe sicuramente un allungamento dei tempi, ma credo che potrebbe andare moderatamente bene.
Allora io vi dico due cose e poi finisco perché loro saranno molto più bravi di me. Vi dico primo che la pandemia ha dimostrato come anzi sia sempre più necessaria un'autonomia dei territori e delle regioni, perché se non c'erano le regioni le linee guida per le riaperture non ci sarebbero mai state. Noi eravamo in seduta costante da giorni e giorni con le linee guida che ci arrivavano da INAIL e che erano assolutamente irrealizzabili. Mi ricordo una notte alle 2 di notte, dissi sbottando, sentite, mettiamoci a lavorare noi e facciamole noi le linee guida. E così è stato. Abbiamo iniziato a lavorare, nel giro di 48 ore abbiamo presentato le linee guida al governo e quelle sono state le linee guida per le riaperture di tutto il paese. Ripeto, fosse stato tutto gestito dal governo non saremmo mai arrivati alla riapertura. Poi l'altro passaggio che credo importante che ne dà la prova è stata la campagna vaccinale. La campagna vaccinale è stata fatta dalle regioni perché tutti dicono lo Stato. No, lo Stato ci dava soltanto i vaccini, ma l'organizzazione è tutta nostra. E devo dire che tutte le regioni hanno dato delle risposte eccellenti, alcune migliori, come la Lombardia la migliore in assoluta, ma anche chi aveva fatto meno bene delle altre era comunque a un livello alto di qualità. Cioè anche la regione che ha vaccinato di meno ha vaccinato mediamente quello che si è vaccinato in Europa. Questa è la dimostrazione che gli enti locali sono nelle condizioni di operare molto, ma molto meglio rispetto a quello che fa lo Stato. Quindi io credo che non ci siano più scuse. Ci cercano di addurre delle giustificazioni e qui apro e chiudo una parentesi. Io sono assolutamente convinto che il sindaco di Varese sia convinto nel richiedere le autonomie. Sono un po' meno convinto che il suo partito sia altrettanto convinto. Perché se devo pensare e se devo ricordare le modalità alle quali voleva portare avanti il discorso l'allora ministro Boccia, beh insomma mi sembrava più che un federalista, un autonomista, un bel centralista, ma di quelli proprio fatti bene. Se penso a quello che ha detto anche al Parlamento, che da un certo punto di vista è andato anche bene, ma quando lui ha detto qui lo Stato comanda, beh, queste sono affermazioni non di autonomista. Queste sono affermazioni tipicamente di chi crede che tutto debba essere soltanto deciso dallo Stato. Ma lasciamo stare. Io credo che adesso non ci si possa più nascondere neanche dietro ai costi standard. Io ho fatto una proposta, vedremo se verrà accolta nella legge, dato che la scusa è quella dei costi standard, dato che era stato scritto in una prima fase che i costi standard avrebbero dovuto essere approvati dallo Stato entro un anno. Ma non era prevista la sanzione, voi sapete che un obbligo senza una sanzione non è più un obbligo, perché se anche non faccio una certa cosa ma non mi succede niente, mi fa interesse non farla, non la faccio. E questo è quello che era prima. Allora ho detto no, mettiamo la sanzione. Allora, la sanzione sarebbe che in questo anno, in attesa della stipula dei costi standard, si procede con la spesa storica. Decorso l'anno o ci sono i costi standard o invece che la spesa storica non ci facciamo. Ci facciamo dare la media della spesa nazionale. Ecco, io credo che questo sarebbe uno stimolo per il governo a stipulare, a raggiungere e individuare quali sono i costi standard e sarebbe una volta tanto, se lo Stato si rivela inadempiente, inefficace come suo solito, sarebbe una piccola presa di fiato da parte delle regioni come la nostra. Che chiudo, come voi sapete, ma come meglio ricordare, perché la gente si dimentica, la spesa media del cittadino lombardo è di 1.500 euro inferiore alla spesa media nazionale e ci sono delle regioni in cui ogni cittadino costa 10.000 euro, il nostro costa 3.800 euro e la media è di 5.300 euro a livello nazionale. Posso sbagliare di qualche centinaia, ma comunque questo grosso modo è la. Noi siamo la regione in cui il cittadino costa di meno e allora io dico, se ci date la possibilità di essere autonomi, probabilmente riusciremo a risparmiare qualche soldino, riusciremo a dare dei servizi migliori e saremo da stimolo anche a quelle regioni che spendono molto di più. Buon lavoro e buon lavoro.